Ciao a tutti amici lettori e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi il mio consiglio di lettura è la mia recensione per gli amanti del thriller. Vi parlerò infatti di un thriller che è stato pubblicato di recente, che è Le segnatrici di Emanuela Valentini, edito da PM. Il libro è uscito a luglio del 2020. In questi ultimi mesi, si può dire, ho curato poco la registrazione e la pubblicazione di video, ma comunque mi sono dedicata alle letture. Sicuramente il genere thriller è un genere al quale mi sono affacciata di recente e questo è uno dei romanzi che ho letto e che ho apprezzato maggiormente. Parla alle segnatrici. Allora, Sara, che è la protagonista di questa storia, è un medico oncologo che lavora e vive a Bologna. Un giorno deve recarsi a Borgo Cardo, un borgo negli Appennini emiliani, per il funerale della sua amica Claudia, scomparsa 20-25 anni prima, quando erano solo delle bambine. Tornare a Borgo Cardo per Sara non è semplice, perché significa per lei fare i conti con il suo passato, che ha cercato in questi anni in qualche modo di archiviare, non facendovi appunto più rientro a Borgo Cardo. Ma di cosa è fatto questo passato? È fatto di tante estati della sua infanzia trascorsa in questo borgo di montagna con la nonna paterna e con appunto dei cari amici, ma è fatto anche di drammi, e sicuramente il dramma principale è appunto quello della scomparsa improvvisa di Claudia. Il giorno del funerale Sara rincontra anche Emilia e Marco. Emilia è una poliziotta che in questo momento è sospesa dal servizio, e Marco è un padre solo che gestisce una clinica privata, ma che sembra non raccontarla proprio giusta, diciamo. Sara non vede l'ora di andare via. Dopo il funerale vuole immediatamente rientrare a Bologna, ma prima di partire fa visita alla clinica di Marco. E durante quella visita, Giacomo, il figlio di Marco, trascina Sara in una delle stanze dove è ricoverata Rebecca, una bambina che fra l'altro è la figlia del sindaco di Borgo Cardo, che è una segnatrice. Le segnatrici sono delle donne, anche giovani, che detengono, diciamo, il potere curativo attraverso appunto un rituale antico che curano sia i mali esterni che quelli interni. Sara ha un taglio nel dito e Rebecca decide di volerglielo curare. Essendo Sara una donna di scienza, chiaramente in un primo momento si ritrae a questa pratica, ma poi Rebecca insiste, in qualche modo Sara si sottopone al rito della segnatura. Al rito della segnatura corrisponde un debito che nel caso di Sara e Rebecca diventa una promessa. Dopo questo incontro Sara fa rientro a Bologna, ma dopo qualche giorno viene contattata da Emilia, la quale le comunica che Rebecca è improvvisamente scomparsa. Emilia chiede a Sara di tornare a Borgo Cardo per unirsi alle ricerche di Rebecca. Chiaramente a quel punto Sara si trova di fronte a un bivio: tornare a Borgo Cardo e riaprire le ferite del passato, cercare Rebecca, una bambina che conosce appena, ma dalla quale si sente legata appunto da un debito, da una promessa, oppure tagliare appunto definitivamente i ponti col passato di Borgo Cardo e continuare la sua vita. Ovviamente Sara decide di andare a Borgo Cardo perché in qualche modo sente di avere non solo un debito nei confronti di Rebecca, ma sente di avere un debito anche nei confronti della sua amica Claudia. A questo punto inizia il viaggio di Sara, che all'interno di un thriller appunto originale è veramente avvincente. Sara, da medico, si trasforma in detective improvvisato e ci accompagna all'interno di un mondo costruito dall'autrice, che forse anche del fantastico. Nel seguire questo filo conduttore, che ha a che fare con la scomparsa di Claudia, ma ha a che fare con tutti gli abitanti di Borgo Cardo e con i suoi misteri, le sue superstizioni e questi rituali antichi, lo rendono veramente questo mondo fantastico, soprattutto agli occhi di chi magari questo genere di realtà, dove le superstizioni, il concetto un po' quassi anche forse di stregoneria associato appunto a donne che sono conservatrici di riti curativi, appunto vengono di volta in volta tramandati, forse ecco, per chi non ha mai vissuto quei contesti è ancora più affascinante. Io vengo da una realtà, la Sardegna, dove nei piccoli centri, in particolare alcuni riti curativi sono sempre esistiti, le superstizioni hanno sempre fatto parte in qualche modo della cultura, in particolar modo di tantissimi anni fa, ma in qualche modo posso dire di averne vissuto uno strascico anch'io durante la mia infanzia o adolescenza, e quindi conoscendo questo tipo di contesto l'ho trovato veramente, veramente molto, molto interessante. Quindi questo è un elemento, cioè quello non solo appunto della storia, quindi della trama, del thriller, che è veramente, come vi dicevo, avvincente, sulla quale non vi svelerò chiaramente altro, ma
la costruzione del contesto, quindi del mondo narrativo attorno alla storia di Sara che si trasforma in detective per scoprire cosa è successo a Rebecca, è veramente affascinante. Fra l'altro, ho fatto delle ricerche sull'esistenza di Borgo Cardo in Emilia e mi pare che non esista. E questo rende ancora di più questo romanzo affascinante, perché l'autrice molto probabilmente lo ha inventato Borgo Cardo, probabilmente ispirandosi a borghi realmente esistenti nell'Appennino emiliano e che probabilmente l'autrice, suppongo, abbia in qualche modo anche vissuto. Il romanzo è scritto veramente bene, la scrittura è scorrevole, ci sono diversi dialoghi per chi ama la dinamicità dei dialoghi all'interno del romanzo, ma tutto veramente molto ponderato e equilibrato, così come anche le descrizioni dei luoghi che non sono assolutamente, diciamo, noiose o eccessivamente lunghe, ma sono appunto davvero equilibrate e veramente trasportano il lettore all'interno di questo mondo fatto di misteri, di superstizioni, di boschi, di natura, di persone con segreti, insomma, all'interno di questo borgo che l'autrice ha costruito, che è Borgo Cardo, e che quasi quasi ci viene voglia di andarci anche a vederlo Borgo Cardo, ma ripeto, molto probabilmente non esiste. Se volete acquistare le segnatrici, sotto nella descrizione del video vi lascio il link per acquistarlo. Quindi, se siete amanti del thriller, leggetelo, se non siete amanti, leggetelo lo stesso, perché delle volte ci sono dei libri che ci aprono veramente delle strade interessanti, ci fanno a volte apprezzare generi che magari fino a qualche tempo prima non avremmo assolutamente mai apprezzato, probabilmente. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi condividetelo con i vostri amici. Mi raccomando, seguitemi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ricordatevi che cliccando sulla campanella riceverete tutti gli aggiornamenti e quindi non vi perderete nessuna delle prossime recensioni. Grazie ancora per aver seguito questo video. La vostra Paoletta vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima recensione. A presto!